UPAS, trame settimanali al 2 dicembre, Roberto, Filippo e Serena sono in pericolo. Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda dal 28 novembre al 2 dicembre, rivelano che un'ombra sinistra incomberà su Roberto, Marina, Filippo e Serena. Alice, rientrata a Napoli insieme alla nonna, svilupperà un certo interesse per Nunzio. Clara convincerà Alberto ad andare a pranzo al Vulcano in compagnia di Marika, ma lì Federico rischierà di farsi male a causa di un incidente. Bianca rimarrà spiazzata dall'esito della festa di compleanno di Antonello. Nico aiuterà Manlio nel suo piano di vendetta e proverà a procurarsi i soldi necessari per attuare il progetto. Samuel cercherà di smorzare i toni, ma ormai sarà guerra aperta tra le gemelle Cirillo e Speranza. La festa di compleanno a sorpresa organizzata per Antonello, Gennaro Filippone, andrà in un modo molto diverso da quanto previsto da Bianca, Sofia Piccirillo. Nico si lascerà coinvolgere nel piano di Manlio, Paolo Maria Scalondro, e proverà a procurarsi il denaro necessario per attuarlo. Speranza, Maria Sole Di Maio, e le gemelle Cirillo, Gino Amarante, litigheranno aspramente. Mentre Samuele Cavallo, con scarsi risultati, proverà a sedare gli animi. Marina, Nina Soldano, farà sempre più fatica a superare la violenza subita da Fabrizio, Giorgio Borghetti. La donna, in seguito, deciderà di affrontare il delicato argomento con Roberto, Riccardo Polizzi Carbonelli, e questa confessione molto intima riavvicinerà i due. Il delicato momento attraversato da Antonello fornirà a Viola, Ilenia Lazzarin, l'occasione per affrontare una lezione molto particolare con i suoi alunni. Alice, Fabiola Balestriere, sembrerà essere molto interessata a Nunzio, Vladimir Randazzo. Il ragazzo come reagirà alle sue attenzioni? Dopo essersi confrontati, Roberto e Marina decideranno di lasciarsi il passato alle spalle e affrontare insieme una nuova fase della loro vita. Tuttavia una minaccia minerà nuovamente la loro felicità. Nunzio e Alice si avvicineranno molto, grazie alla realizzazione di un video tutorial di cucina. Mariella, Antonella Prisco, decisa a proteggere Speranza dalle gemelle Cirillo. Si farà avanti in prima persona per affrontare la temibile Micaela. Clara, Imma Pirrone, convincerà Alberto, Maurizio e Aiello, a partecipare a un pranzo al Vulcano insieme alla sua migliore amica Marika, Laura Pagliara. Quest'ultima, innocentemente, porterà un regalo a Federico, che finirà per scatenare una piccola tragedia. Marina, Roberto, Filippo, Michelangelo Tommaso, e Serena, Miriam Candurro, si ritroveranno insieme per festeggiare. Ma un'ombra minacciosa aleggerà su di loro. Oramai sarà guerra aperta tra la famiglia Altieri e le gemelle Cirillo. Nico farà tutto il possibile per procurarsi il denaro per compiere il piano di Manlio. Nel frattempo il colonnello si appresterà a incontrare il detenuto che dovrebbe occuparsi di Valsano. Scampato il pericolo, Alberto si preparerà a denunciare l'azienda che ha fabbricato e distribuito quei giocattoli contraffatti. Raffaele, Patrizio Rispo, suggerirà a Viola quale potrebbe essere il motivo che porta Rosa, Daniela Ioia, a essere così ostile nei suoi confronti. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te.